The Earth's history seems at times like a story recorded in a book, each page of which is torn into small pieces. Many of the pages and some of the pieces of each page are missing. Lost world. Perché tu deponga ogni preoccupazione nei miei riguardi, ti farò conoscere qual è la natura del clima, la situazione del territorio, l'amenità della villa. E ciò rallegrerà te di saperlo, ma a me di narrarlo. Così Plinio il Giovane rassicurava i sodali, Domizio Apollinare, circa il suo soggiorno nell'altra villa tiberina. L'inverno è freddo e asciutto, ma tollera, rigoglioso, l'alloro. L'estate è di una meravigliosa mitezza, l'aria è sempre mossa da qualche corrente. Comunque sono sempre più frequenti le brezze dei venti. In questa accogliente piana, cinta da monti coronati di boschi, abbondanti di selvaggina, tra questi colli fertili di messi appena tardive, tra questi pingui vigneti senza fine, in riva a questo fiume che almeno per due stagioni è in grado di trasportare verso la città i prodotti della terra, in questo anfiteatro immenso, la vita resiste rigogliosa al pari dell'alloro. Qui si possono incontrare i nonni e i bisnonni di giovani già maturi. Qui si possono ascoltare vecchie storie e discorsi d'antenati. Qui è come se gli anni non trascorressero, come se l'età non logorasse gli uomini. In questa luce il futuro non inquieta e il passato è domestico. Proveresti un grande piacere a riguardare questa regione dall'alto dei colli. Ti parrebbe, infatti, di scorgere non un territorio, ma un quadro dipinto con incredibile maestria. Da così copiosa varietà, da così felice disposizione, gli occhi, ovunque, si posino, traggono diletto. Difficile essere più esplicite e convincenti. Il quadro esiste già. Il pittore,
Piero della Francesca, arriverà 1300 anni dopo, in compenso la sua maestria sarà davvero incredibile. Noi apparteniamo a una genealogia. Questa genealogia è un peso, che è il peso della storia e della bellezza. Non possiamo né negarlo né dimenticarlo. La bellezza è condivisibile, la ricchezza no. Quando lo scopo dell'architetto diviene produrre ricchezza, quando ci spiegano che dobbiamo essere imprenditori, trovo sempre un senso di smarrimento, non perché l'architetto non sia un professionista che deve essere pagato, che deve pagare i propri collaboratori e che deve crescere con il cantiere e con il lavoro, ma perché mi pare che questo insistere nel crederci imprenditori sia conseguenza di un progetto, di altri, che cerca di disinnescare la forza della nostra libertà, conquistata in secoli di lotte dei nostri colleghi. Il nostro compito, profondamente etico, è di mettere in contatto il sentimento personale, ciò che sta profondamente dentro ad ognuno, con il sentire collettivo, con il sentimento di una comunità, di un popolo, di una città, di un paesaggio, di una storia. Così come Piero mise in forma il paesaggio dell'Italia, così come Carrà dialogò con lui e con la storia, così come Caravaggio mise in forma il sistema, il paesaggio umano di tutti i tempi, così come Burri mise in forma il paesaggio della tragedia e del suo riscatto, così come Morandi mise in forma il mondo interiore del tempo e della luce. Così come Mantegna mise in forma la poetica dell'umano, così come Lina Bobardi mise in forma il sogno dell'architettura del nuovo mondo. Così come Licini mise in forma il mondo interiore dei miti. Così come Michelucci mise in forma una comunità e un'idea di modernità ad essa appartenente. Questa è la bellezza, un dialogo, una forma di contatto. Ovvero l'idea che esista una connessione, un nervo ottico, il chiasma, che collega il sentire individuale all'anima del mondo e alla sua realtà fisica. Allora possiamo renderci conto di quanto da italiani la fortuna e il dovere che dobbiamo rispettare e praticare siano straordinariamente grandi. L'anima che è dentro alle cose del nostro territorio è talmente profonda che il nostro destino è di esserne all'altezza. Così il nostro compito, nella nostra modestia, è produrre bellezza, questa bellezza. L'architettura appartiene a questo destino. L'architettura pubblica, perché tutta l'architettura è pubblica in ogni sua forma, è la macchina percettiva capace di innescare il chiasma fra l'anima individuale e quella collettiva, del territorio, di un paese, del mondo. Per questo fa l'architettura un atto politico, per questo la ricerca di bellezza, intesa come forma di dialogo fra l'anima, lo spirito dei luoghi, del tempo e gli individui, è un atto rivoluzionario. Rivoluzionario in quanto atto di conoscenza e condivisione. Io amo il cemento. L'uomo e il mondo sono fatti della stessa carne. Il cemento è la nostra carne. È il nostro diritto, dovere alla contemporaneità. È il diritto alla materia. Talvolta è il quasimodo del mondo, il brutto, il rifiutato, il negletto, il colpevole.
è primitivo e in quanto tale terribilmente contemporaneo, arcaico. È sensuale, mai pornografico, come lo è invece certo metallo, certo vetro o certa idea di trasparenza o di pelle. Io amo la terra, anche la terra come il cemento è arcaica, primitiva. La terra è infantile e profonda, appartiene a tutti il plasticarla, formarla, modellarla. È artigianato e arte, è lavoro e piacere, è sensuale. La si lavora con le mani, con il palmo della mano. La terra e il cemento, così lontani e così prossimi. Concludo leggendovi un sogno. Non so, né mi sono mai preoccupato di capire cosa significhino i sogni, quale influenza abbiano sulla realtà, anche perché li ho sempre considerati parte integrante della realtà stessa. Ed è per questo che mi ritengo un sognatore di città possibili, un deviante della mente, forse si sarebbe detto in altri tempi. Un sintomo di disadattamento rispetto ai ritmi inesorabili del progresso e dello sviluppo della civiltà metropolitana. Ma ora che questo tipo di sviluppo sembra assumere la velocità di accelerazione di una caduta catastrofica, piuttosto che la crescita di un organismo vitale, questo fare proprio le suggestioni del sogno può diventare uno dei pochi appigli alla speranza per riacquistare un rapporto diverso non solo con il proprio passato, ma soprattutto con il futuro. Fatto sta che ho sognato la cosa più elementare che possa sognare un uomo, una capanna in un bosco, una capanna con la bocca di lupo, una povera capanna, una dimora provvisoria, il cui aspetto evocava l'infanzia, i ricordi ancestrali, gli odori e gli umori del muschio, del pane appena cotto, del formaggio. Ricordi forse di una realtà irrecuperabile se non nel sogno. Tanto vero che, avvicinandomi, la capanna, invece di ingrandirsi, rimpiccioliva sempre di più. Un luogo talmente piccolo da considerarsi inabitabile, ma ad un tratto intravista all'interno l'ala di un angelo, una presenza angelica, e nessun luogo è povero o di poco conto se è abitato da un angelo. Allora da questo sogno apparentemente regressivo mi è parso di comprendere visivamente una realtà elementare e pura carica di implicazioni, che non sono i luoghi che devono cambiare, ma le persone che li abitano. Una verità che Giotto aveva capito benissimo. Tant'è vero che in molte delle sue opere gli spazi raffigurati sono angusti rispetto all'azione che vi si svolge. La stessa ala dell'angelo che io ho sognato somiglia a quella che attraverso la piccola finestra dell'edicola dell'Annunciazione. Uno spazio è sempre povero quando è privo di capacità di relazioni ed è sempre bello quando è generativo di incontri, di possibilità sinora esplorate. E forse questa la felicità dell'architetto. Grazie.